Ciao a tutti, adesso andremo a vedere Gigi alle prese col volante di una BMW M4. Ecco, parte malissimo, subito un colpo di sonno, ma si riprende e la gara ha inizio. Ok, è in ottava posizione. Sembra rimanere sveglio per ora, nonostante che nei box ci abbia confessato che lui beve solo sotto l'effetto di alcol. Ecco, difatti, sprezzante del pericolo che sbatte contro tutti e ce la fa a sorpassare. Fa la curva, tentenna, ha mancato di poco il paletto e no, perde il controllo, ma ce la fa, la tiene. Ed ecco che prosegue nella sua gara delirante. Prossima curva, vediamo. Si incendiano i freni. Ecco, il paletto di nuovo, l'ha mancato, non ha preso il paletto. Sempre sprezzante della vita degli altri e della sua. Non teme nulla. Ah, sta per andare fuori strada, ma no, la tiene, ce la fa. Continua a tamponare la macchina davanti a lui. La sorpassa, sì, bellissima uscita. Ok, si sta avvicinando alla testa, è in quinta posizione. Quarta posizione. Terza, seconda posizione, frena. Quasi muore, ma riesce a tenerla lo stesso, ce la fa. E adesso gli manca solo il primo. Si avvicina al primo. Manca continuamente i paletti, anche se ci aveva promesso di prenderli tutti. Non riesce ancora ad avvicinarsi al primo. Quasi ce la fa. Riesce a tenere il controllo in curva. Nonostante l'ebbrezza, ecco che tampona il primo e prende il paletto, ce la fa, sì, è riuscito a prendere il paletto. Si può già dire vinta questa gara. Ed è passato in testa nonostante il paletto e le curve fatte veramente alla quarzo. Ok, passa al traguardo. Ok, in testa, vediamo se riuscirà a mantenere la posizione. Beh no, è già fuori strada, quella curva non gli piace. Mantiene la testa, gli altri a seguirlo. I paletti li sta mancando, come mai? È andato quasi a prenderlo, ha cercato, nonostante non gli serviva a tagliare la curva, l'ha fatto lo stesso, anche se in testa, solo per far perdere tempo e far avvicinare gli altri. È così che guida un vero ubriaco. Ok, questa curva qua è stata fatta fin troppo bene, non ci spieghiamo come mai. Oh, velocissimo anche in questa e prende il paletto, ce la fa, anche quello è stato preso. Sì, è così che si guida in maniera pericolosa. Forza, mantiene sempre il primo posto, gli altri non possono fare niente, anche non vogliono prendere i paletti. Lui fa più strada degli altri ma mantiene la testa. Guardate come si incendiano i freni. Arriva proprio all'ultimo la staccata. Voleva prendere il paletto, ma stavolta ha scelto di non farlo. Sono troppo vicini gli altri. E di nuovo questa curva è andata lungo. Ecco che ci siamo. Vediamo, no, niente paletto di nuovo. Continua a riuscire a mantenere la traiettoria, è straordinario quello che sta succedendo. Ecco che ce la fa, niente paletto, altra curva e nient'altro paletto. Benissimo, prosegue. Bella. Ok, ci avviciniamo al traguardo. E non è incredibile, vince.
Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.